Di nuovo con Pronti a star bene, la rubrica di Simage TV. Trattiamo oggi, alla luce del cambiamento dei ruoli sanitari e sociali e di quanto è emerso anche sulla stampa negli ultimi giorni, parliamo proprio di come è cambiato il ruolo sociale e sanitario. E qual è allora l'azione da parte della SIMGE, la Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie? È con noi il presidente Claudio Cricelli. Quasi 3 mesi di pandemia Covid-19 hanno messo in risalto, hanno portato allo scoperto, ci hanno fatto riflettere sulle soluzioni, sui comportamenti che noi abbiamo adottato, tutti noi, noi e i nostri concittadini, ma in particolare noi dobbiamo occuparci come medici di famiglia, come medici di medicina generale, di effettuare una riflessione su quello che è avvenuto, sul nostro ruolo, su problemi che abbiamo dovuto affrontare, sulle soluzioni che abbiamo dovuto frettolosamente aggiornare e prendere, e una seconda riflessione naturalmente è se questo ruolo oggi sia adeguato ad affrontare la fase 2 e ancora di più se il nostro ruolo debba, come dire, essere rimesso in discussione, se occorra riflettere in maniera tale da mostrare di aver appreso la lezione. La risposta a queste 3 domande in realtà è una sola, ed è la riflessione complessiva. Il sistema sanitario nazionale italiano è sufficientemente organizzato in tutte le sue componenti per rispondere non soltanto alle sfide dell'emergenza, ma anche ai compiti ordinari? Secondo, in questa organizzazione sanitaria, la medicina generale ha un ruolo sufficientemente definito tale da rispondere a qualunque tipo di domanda riguardi l'intervento sulla popolazione generale del paese? Il terzo punto, che è messo in risalto proprio in queste ore, in questi giorni, da alcuni interventi che hanno analizzato e anche criticamente affrontato il ruolo corrente del medico di famiglia, ruolo giuridico, funzioni attribuite, capacità di adempiere a queste funzioni, efficacia dell'intervento. Ecco, queste sono le domande che qualcuno sta ponendo e noi dobbiamo riflettere su questo, esattamente nei termini con cui le domande sono state poste. Il nostro ruolo è sufficientemente chiaro? È chiaro chi sono i medici di famiglia nel sistema sanitario nazionale italiano e quali sono i loro compiti? È chiaro, è sufficientemente definito la capacità di questo comparto della medicina che assiste tutti i cittadini del nostro paese, con i pediatri naturalmente, a rispondere alle circostanze ordinarie e alle circostanze straordinarie? Le relazioni all'interno del Servizio Sanitario Nazionale sono chiare? Qualcuno sta sostenendo in questi giorni che sia lo stesso stato giuridico della medicina generale ad essere un elemento di limitazione al loro intervento. Qualunque sia il giudizio complessivo finale che verrà dato del nostro intervento in questi mesi drammatici di Covid-19, noi dobbiamo riflettere sul fatto che la medicina generale, spesso senza alcun coordinamento, senza alcuna indicazione, con scarsissima attenzione da parte dell'autorità sanitaria nazionale e locale, ha avuto la capacità di organizzarsi, di interpretare un ruolo, di organizzare una risposta, che questa risposta è stata, nella confusione generale, normativa, legislativa e attuativa, una risposta efficace. Che la medicina generale ha reagito soprattutto mettendo in sicurezza i cittadini di questo paese che a un certo punto sembravano scomparsi dall'orizzonte, come se improvvisamente i problemi di salute di 60 milioni di cittadini italiani passassero in secondo piano. E questo non è mai stato vero per i medici di famiglia. Cricelli, quindi siete i medici dentro la comunità, non della comunità. Ma come rivendicare allora questo ruolo e che cos'è che è necessario per fare in modo che questo ruolo sia riconosciuto e davvero strategico? Per molte settimane qualcuno si è chiesto come riuscire a comprendere quello che succedeva all'interno delle case degli italiani, all'interno delle piccole comunità, dei paesi, delle città. Nessuno ha pensato a noi come gli unici che sono in grado di sapere
la vita, la sorte e i miracoli di tutti i cittadini di questo paese. Perché nessuno ha mai compreso esattamente che il nostro ruolo è un ruolo assolutamente originale nei sistemi sanitari di tutto il mondo. Cioè siamo quelli che costituiscono l'interfaccia con le singole persone, con le loro aggregazioni. Per questo ci chiamiamo medici di famiglia. Siamo in grado di osservare, individuare, registrare, studiare, analizzare e comprendere tutti i microfenomeni. Voi pensate che fase 2 è basata sulla capacità di intercettare immediatamente i microfenomeni, fenomeni minimamente sospetti, che noi siamo in grado, vista la vicinanza assoluta, la contiguità, stiamo accanto alle case dei nostri concittadini. Ci chiamano per qualunque cosa, conoscono il nostro numero di telefono, sono abituati a vederci entrare nelle loro case, entrano loro stessi nelle nostre case. Non dobbiamo creare un rapporto, noi ci conosciamo già con queste persone. Intendo dire che questo è un ruolo definito che è a disposizione della comunità e dell'autorità sanitaria di questo paese, e se qualcuno non riesce a comprenderlo, ad interpretarlo e a utilizzare correttamente questo comparto di sanitari, noi abbiamo una profonda imperfezione, abbiamo un buco nel sistema. Ci stiamo interrogando su come fare a capire quello che succede in fase 2 e abbiamo uno dei più importanti strumenti di osservazione, che sono i medici di famiglia, e non riusciamo a vederli come protagonisti di questa parte del processo.